Oggi con noi, con me principalmente, ma anche con voi che ci ascoltate, c'è Michela Tonelli di MTCs, lo pronuncio Yes, lo giusto? pronunci correttamente. Perfetto. E se vuoi spiegarci un po' cosa fai e che background ti ha portato ad arrivare all'ArcBiz. Ok, ciao, grazie per avermi invitato, un saluto a tutti. E come hai detto tu, io sono Michela Tonelli, mi occupo di formazione e produzione di immagini nell'ambito dell'architettura. Il mio background, quindi, come forse la maggior parte di noi, è l'architettura stessa, quindi mi sono laureata a Firenze e dopodiché, diciamo, in maniera naturale ho cercato di inserire, diciamo, nel contenitore che poi è MTCs due mie passioni, che sono quelle della formazione e quelle della comunicazione nell'ambito dell'architettura. Quindi è una cosa nata durante il percorso universitario, mi affascinava la comunicazione, quanto la comunicazione fosse importante per veicolare il progetto e quanto, diciamo, una cattiva comunicazione in realtà potesse affossare il progetto stesso. Quindi diciamo che è stata una cosa naturale, diciamo, grafica, immagini. Di sicuro, se posso, mi sento professionalmente nata all'estero, a Vienna, nel senso che per me è stato fondamentale l'incontro con Fabio Palvelli, con la D2 Conference e con Thomas Dubois. Io, diciamo, a seguito del workshop organizzato a Vienna, diciamo che lì ho capito quello che volevo fare e tornata a Firenze, diciamo, ho messo in campo tutto quello che potevo, energie, diciamo, e tempo e risorse per creare, diciamo, questo progetto che sto portando avanti. Molto bello. Io ti ho scoperta in realtà, ho iniziato questa cosa di Renderit da poco, ma ho scoperto MTCs molto prima e l'ho seguito con interesse perché Fa piacere. sapevo che sarei tornato in Italia e sono è ancora nella mia checklist di cose da fare. Avevo visto un corso molto bello sulla fotografia dell'architettura che mi aveva fatto Sì, una perché voglia, guarda. guarda, per me è importante che non rimangano sia le attività di formazione, che io sono anche trainer per V-Ray 4C4D, quindi io faccio dei corsi certificati, in più organizziamo workshop invitando professionisti e artisti di grande calibro. Però per me è importante che non rimanga, cioè, solamente un discorso di tools. Quindi per me è importante anche agli studenti e partecipanti, insomma, inserire un'esperienza che prenda 360 gradi e che coinvolga proprio un sistema di cultura visiva e quindi vada a pescare anche in ambiti affini, insomma, all'architettura sempre, no? È stata, come si dice, influenzata da ambiti artistici non propri. E quindi la stessa cosa vale per la visualizzazione. Quindi lo strumento sì, è importante, è una parte tecnica, ma prima e dopo la produzione dell'immagine c'è altro lavoro da fare per completare, diciamo, il nostro servizio. Noi non ci facciamo, non ci stiamo neanche facendo caso, ma penso sia l'abbiamo già detto tra me e te, è una congiunzione astrale rara e delle due donne che si confrontano In questo sull'arcobiz. momento, E questa è sì. una cosa che mi rende molto felice, sono contenta Sì, siamo un perché. po' mosche bianche, strano, perché comunque in un certo senso si parla anche di estetica, no? Dell'immagine, un ambito creativo, però probabilmente perché c'è di mezzo il computer, in un certo senso, e quindi forse è quello. Però guarda, ti assicuro, ad esempio nei corsi e workshop in realtà le ragazze sono Tante. presenti, ti dirò anche nei corsi, anche in maggior numero rispetto ai ragazzi, quindi penso che in realtà sia un trend che penso cambierà, perché Secondo io, me sì. guarda, sono entrata da 3 anni, due anni proprio in questa maniera nell'ambito, quindi io sono giovane, fresca nell'ambito dell'ArcViz. Però credo che negli ultimi 2 o 3 anni abbia preso
piede e importanza maggiormente, cioè la consapevolezza comincia a crescere anche forse negli studi di architettura, non so in Italia, però sull'importanza che ha la comunicazione, quindi forse adesso diciamo si sta muovendo e è anche diciamo una sorta di dovere nostro, parlo nostro nel senso per chi anche fa formazione, sì, portare nel ground questo tipo di pensiero, di atteggiamento, quindi se colgo l'occasione anche per raccontare, raccontarti di questa serie di eventi che MTCs che certo, stiamo promuovendo, Sharing is the Best Choice, che sono eventi free, iniziati per caso con Thomas Dubois, invitiamo sia i partecipanti ai workshop ma anche esterni a partecipare a un momento di condivisione, i ragazzi possono portare i portfolio, le immagini e chiedere consigli all'artista diciamo di turno invitato. Con Federico Biancullo abbiamo diciamo inaugurato il 2018 e creato un evento più strutturato, quindi siamo stati ospitati al PAC alle Murate qui a Firenze, c'erano una cinquantina di persone tra studenti, neolaureati e giovani professionisti e abbiamo iniziato a mettere diciamo sul tavolo una conversazione che riguardasse l'importanza del portfolio, della comunicazione, del networking. Quindi per me è un po' rimettere sul piatto quello che ho ricevuto io, perché io e te non staremo parlando adesso se Fabio Palvelli non mi avesse spinto in un certo senso vuoi fare questo? Fallo. Di sicuro la seconda volta lo farai meglio, ma finché non inizi, e quindi anche diciamo mi ha fatto un po' da mentore in questo senso per quanto riguarda la parte business dell'attività, che è molto importante, e nell'ambito creativo sembra di dire una bestemmia quando si parla di business, invece importantissimo, sì, diciamo in maniera consapevole porsi in questo senso nel mercato, perché di mercato poi si tratta. No, ho visto che tu e Federico vi sareste visti, sì, è molto bello quello che fate, perché è per quello che fai tu e quello che fanno i ragazzi che vengono. Sì, comunque esatto, sposano, che partecipano, esatto, filosofia. Perché penso sia molto, molto importante. Mi ricordo quando è stato il mio momento di fare il portfolio. Sì. Giornate intere. Io usavo al tempo il sito ISU, WSUU, per ispirarmi. Ho studiato tanto il lavoro degli altri, perché nessuno nasce imparato. Quindi si no, ma nessuno inventa fondamentalmente nemmeno nulla. L'importante è studiare consapevolmente, avere dei riferimenti, essendo consapevoli di quello che si sta anche copiando, però in maniera consapevole. Quindi sì, sono eventi a salotto, sono dei talk, quindi anche diciamo la trasmissione, chiamiamola così, della conoscenza è orizzontale. Quindi è solamente una condivisione di esperienze, ovviamente più esperienza hai, magari più possibilità hai di trasferire qualcosa a qualcun altro, però credo in un ambito anche dove non c'è molta letteratura. Infatti. Ok, quindi la parola e la condivisione è l'unico modo per far crescere, credo, in maniera sana anche, e dare consistenza a un ambito professionale, perché comunque ha degli buoni sbocchi, delle buone possibilità se lo confrontiamo anche con l'ambito dell'architettura. Quindi anche da un punto di vista lavorativo può offrire delle possibilità. Ovviamente io parto col presupposto che chi si mette sul mercato offra valore, ok? Quindi anche quando parlo di portfolio, è una veste, ha dei contenuti, quindi i contenuti devono avere un valore, e quindi già io dico che il portfolio comunque dovrebbe essere un elemento fatto quasi in real time per uno studente, perché è una sorta di specchio. E quindi in maniera diciamo istantanea quasi può darti lo specchio di quello che hai fatto, se aveva più o meno valore, dove andare magari a lavorare, perché è un classico di uno studente che fine il percorso dice ok, devo fare il portfolio, si gira, guarda i progetti accademici che ha, dice ma io non ho nulla da mettere, ok? Però bisogna anche in questo investire del tempo, magari anche chi fa visualizzazione lo fa, dice adesso investo 5-6 mesi per fare
lavori personali, sì. Investo del tempo per poi creare un portfolio adeguato per potermi, cioè dire a uno studio investite su di me perché io ho valore, sì. Okay, questo fondamentalmente deve passare da un portfolio, dovrebbe essere l'atteggiamento con il quale tutti ci mettiamo sul mercato, perché il portfolio vale anche per noi che lavoriamo, cioè non è solo per lo studente, quindi in realtà sì, è sì. importantissimo sempre. Sì, ecco, infatti sì. parlavamo ieri, perché l'ho sentito ieri con sì. Federico, e proprio del un po' dei consigli che si possono dare a chi vuole avvicinarsi a questo ambito, ma vale anche per altri come l'architettura, però. Sì, però nello specifico sì. dell'ArcWiz è questo. Sì. Io credo che sia quello che ti dicevo prima, cioè essere consapevoli che comunque bisogna avere, farsi una cultura visiva, una cultura all'immagine, quindi studiare, comunque mm-hmm. studiare sui libri, prendere a riferimento degli artisti, è come per i maestri dell'architettura, sì. Si possono prendere a riferimento maestri della fotografia, mm-hmm. maestri della pittura, maestri nell'ambito dell'ArcWiz, perché possiamo, sì. insomma, ci sono studi veramente di… Che fanno scuola. Esatto, mm-hmm. quindi così, però pensare appunto che è un lavoro come tale, investire tempo, risorse, che possono essere di appunto denaro, risorse di tempo e impegno, mm-hmm. e creare appunto un portfolio adeguato. Poi ovviamente ci sono piattaforme online che consentono di avere visibilità. CG Architect penso sia sì, diciamo il primo, Jeff Mottel penso che insomma è considerato diciamo il faro in questo senso, mm-hmm. e quindi quello è un'ottima piattaforma. Poi ovviamente tutte le piattaforme social, perché alla fine magari i recruiter vanno a cercare lì, e comunque sì. ci si inserisce in una comunità, si può avere degli scambi con altri artisti, con altri freelance, con altre persone che stanno cercando. Questo l'importanza anche comunque di partecipare a conferenze, infatti. Incontri, appuntamenti per diciamo aumentare il proprio networking, perché in Italia, no, adesso tu mi dicevi siete rientrati, mm-mm. in Italia credo il grosso problema, chiamiamolo così, o diciamo la situazione dato di fatto, è sì. che non c'è rete, ok? Ci sono realtà, sì, però sì. devi andartele un po' per cercare, mm-hmm. ok? E ti dico che io, come ti dicevo, sono da poco, perché due o tre anni sono pochi. Mm-hmm. Paolo Zambrini è stato intervistato da Fabio. Insomma, in Italia penso uno dei personaggi più storici da questo punto di vista, mm-hmm. hanno uno studio molto importante, sì. Però ad esempio Paolo sì, l'ho incontrato prima sulla rete, ma poi ci siamo conosciuti di persona a Vienna l'estate scorsa, e quindi per assurdo io gli italiani li ho conosciuti a Vienna, sì, sì. Sì? Quindi quello che è di bello che state cercando di fare, che stai cercando di fare, è di creare appunto un punto di incontro che dia il là a una rete che è importantissima per sì. anche dare consistenza a livello professionale a un mercato e a tante problematiche che poi insistono su diciamo una sorta di non struttura. Mm-mm. Può essere poi, no? Sì, infatti, cioè, penso che in un lavoro come il nostro, come sempre faccio parallelo con l'architettura, perché arriviamo da lì, e comunque le fasi di costruzione, che sia un'immagine o che sia un'architettura, sono anche simili. Però bisogna confrontarsi, perché magari c'è chi, io ho avuto la fortuna di lavorare in un studio grosso, e lì succede spesso di parlare col tuo vicino di tavolo, certo. di avere qualcuno che gira, di confrontarsi, però chi invece decide magari di farlo da solo all'inizio, che penso sia molto difficile proprio partire certo. da soli così, no, infatti, però confrontarsi è indispensabile, perché se no non si cresce, quindi assolutamente. E poi appunto, essendo anche un mercato giovane per certi aspetti, sì. anche confrontarsi su cose molto pratiche, mm-hmm. diciamo, di una professione, è l'unico modo per farlo. È questo, anche con Federico Biancullo, noi ci siamo conosciuti per partecipare a un workshop l'anno scorso, poi si è ammalato, non è venuto, però è stato da lì che noi abbiamo avuto un po' di conversazioni via Skype, mm-hmm. e poi ho detto, senti, più o meno viaggiamo sulla stessa onda,
Vieni a Firenze, ti invito, facciamo questo evento, e da lì è iniziata, possiamo dire che è iniziata, sta iniziando una sorta di collaborazione comunque professionale, di condivisione a livello professionale e diciamo di intenti anche. E quindi questo credo serva in Italia a tutti un po' che alzassimo la mano, e ci sono perché siamo un po' abituati noi in Italia un po' a lavorare a bottega. Sì. E quindi diciamo ci portiamo dietro un po' questo retaggio che magari all'estero non è così presente, no? Uh-huh. Nel senso è più facile, e anche credo che è un nostro punto forte per gli italiani, però diciamo che la forma a volte ci costringe un po', ok? Mentre quando tu svalichi e trovi diciamo ambienti un pochino più rilassati da certo punto di vista, e quindi insomma ecco questo, ma penso che guarda, io sono convinta, lo vedo nel mio, credo che impostando il lavoro in una certa maniera, anche se non vedi i risultati subito, a lungo termine poi arrivano. E quindi credo che questo, come quello che stiamo facendo io e te adesso, sia magari una piccola goccia che poi dopo pian piano creerà qualcosa, sono sicura di speriamo essere utili anche solo a una persona che ascolta, magari può essere la soddisfazione intanto già più grande, perché appunto l'idea che sta dietro a questo progetto è proprio quella di dare una voce italiana a questo ambito così interessante, ma perché veramente ci sono tanti punti di riferimento italiani che parlano inglese, no? Perché anche la D-Tour, sì. La D-Tour è organizzata da Fabio, che è italiano ma vive all'estero, e adesso a Venezia a giugno c'è IMARC, esatto, che è organizzato da Fabio Damiano, ma anche lì è internazionale, come giusto che sia, per attrarre anche più cose interessanti, però sì. È vero, guarda, allora io chiacchiero, quindi sinceramente non mi ricordo neanche troppo cosa gli ho detto 10 minuti fa, però io sono anche un tutor all'Università di Firenze all'interno di MMXX Lab, che è un laboratorio di interni, e ti dico che questa cosa dell'inglese, allora… va un po' anche rotta, anche i ragazzi, gli studenti, i giovani hanno un pochino paura, diciamo, ad affrontare anche situazioni che li impongono, no, magari di ascoltare o parlare in inglese. Però ragazzi, non può essere comunque questa la questione, e sì, io ti dico, guarda, io lo so veramente poco il giusto, diciamo, per avere una conversazione, però io ad esempio una cosa sulla quale io negli ultimi 2 anni ho lavorato, perché comunque è un ambito che in ogni caso sì, ci confrontiamo tra di noi, ma poi il lavoro può essere anche che arrivi dall'estero. Sì, sì. Farci limitare da questo, no. Però sì. Questo, guarda, ti assicuro, appunto ti dicevo, lavoro con gli studenti, ok? Che può essere l'essere più ostico dell'universo, ok? Ma in realtà non lo è, nel senso che appunto parlando e mettendo sul piatto le cose in una certa maniera, ok, con un certo approccio, la risposta ce l'hai. Quindi io credo che quello che tu stai facendo adesso di sicuro avrà un riscontro, perché comunque alla fine l'ambito dell'architettura in ogni caso ha necessità, no, dell'ambito della visualizzazione, sì, nel momento in cui lo si presenta in una certa maniera, chi non lo conosceva o magari lo vedeva in maniera, no, magari superficiale, considerandolo il render, sì. Ok, e invece se ha raccontato per quello che in realtà è, per quello che in realtà può fare, ok, c'è lo switch. E quindi poi dopo l'interesse cambia, magari uno continuerà a fare l'architetto, ma sarà magari quello studio che richiederà l'intervento magari di uno studio di visualizzazione, perché ha bisogno di un certo tipo di professionalità. E quindi è già lì, nel senso, anche questi discorsi io cerco di farli anche all'università, perché è importante comunque non per far uscire visualizzatori, per fare in modo che gli studi di architettura si abituino a ricercare un certo tipo di servizio e un certo tipo di valore, che va al di là, diciamo, di quello che noi usiamo spesso, dico noi, perché comunque insomma siamo tutti in mezzo, quindi non diamo giusto valore, credo,
a questa parte, non come sì, viene sì. dato per la maggior parte all'estero. Beh, io ho vissuto e lavorato 3 anni in inglese e in tedesco, quindi per me, poi io sono proprio appassionata, innamorata dell'inglese, quindi, anzi, mi manca, l'unica cosa che mi manca è parlarlo tutti i giorni, ti dirò. Però sì, chiami Fabio allora. Esatto. Ma come faccio a parlare così? No, sì, però penso sia un consiglio importante, perché l'inglese, cioè, a parte il fatto di voler creare un network in Italia, quello è un altro discorso. Però come diceva anche il fondatore di Engram, Paolo Zambrini, sì, buona parte dei loro clienti sono al di là delle Alpi, quindi anche volendo rimanere qui, poi io appunto sto cercando di capire qual è il così per curiosità qual è il mercato in Italia, ma più guardo più capisco che si guarda tanto all'estero, e probabilmente da quello che un pochino ho capito chi riesce forse un po' di più a farsi spazio e chi si occupa un po' più del dettaglio, quindi magari chi si occupa di prodotto, sì. Dici? Sì, penso dici che quello sia un mercato che si muove ancora in Italia, perché è piccolo, perché è quello in cui eccelliamo, l'architettura in questo momento in Italia sta soffrendo, però ecco, a mio avviso andrebbe fatto anche un lavoro, come diciamo, va educato, no, il cliente, sì. Ok, secondo me va tra virgolette educato, no, non educato, comunque è iniziata una conversazione con lo studio di architettura, ok, per in realtà capisco che sia difficile perché è un momento complesso per l'architettura in Italia, non ci sono concorsi, quei pochi ci sono poi non trovano diciamo realizzazione, quindi però rimanendo fermi e non investendo su certe cose continuiamo ad andare più indietro, quindi ecco, negli intenti e nelle attività mie c'è anche questo, non necessariamente quando parlo di studenti io parlo appunto di futuri visualizzatori, ma parlo anche spesso e volentieri a futuri architetti, cioè capiamo quello che è importante, così diciamo insieme formiamo alla fine un team, perché il servizio che possiamo offrire noi a livello di produzione di immagini può essere sì un'immagine per un concorso e rimane l'immagine, ma spesso è un servizio che va oltre l'immagine, cioè di supporto alla progettazione, quindi in realtà diventa allora davvero un lavoro di team con il progettista, che in quel caso è il cliente nostro, e quindi è fondamentale riuscire a capire quanto le parti possono essere, alla fine l'obiettivo è lo stesso, che il progetto diciamo di per sé vinca il concorso, venga accettato dal cliente, che l'investitore dica ok, investo dei soldi in questo progetto perché vedo cosa può trainare, insomma, io vi dico sempre la stessa cosa, ma è consapevolezza, consapevolezza, e quindi vanno studiate, vanno comprese, capite certe dinamiche, l'importanza di certe cose da entrambe le parti, ecco. Sì, è giusto, sì, anche il fatto che siamo quasi tutti architetti comunque, quindi è giusto confrontarsi con quelli che sono i nostri colleghi alla fine, che però stanno dall'altra parte del progetto, insomma, che l'80% delle volte sono clienti, e sì, sì. Sì, o per quanto riguarda la formazione, per me può anche essere che io abbia un architetto che viene a formarsi, quindi che di per sé in uno studio piccolo lui condensi tutte le figure all'interno della pipeline, ok? Sì, quindi nel momento in cui però acquisisce questa consapevolezza, cioè l'importanza di tutti questi passaggi che poi comprendono la comunicazione, e per me, per quel che faccio io anche, è importante anche questo. Quindi diciamo che io diciamo, vivo un pochino entrambi gli ambiti, perché comunque la formazione che facciamo noi si rivolge sì magari a qualcuno che poi andrà a intraprendere la carriera di visualizzatore, ma anche magari a un architetto all'interno di uno studio che si occupa di visualizzazione, oppure a un architetto che ha il suo studio e decide che è ora di investire in quell'ambito, perché altrimenti magari il cliente non riesce a capire bene il progetto, perché non viene approvato il progetto, perché non è riuscito a passare bene l'idea. Ci sono vari, cioè l'immagine entra
entra, diciamo, in entrambi, no? Architettura e visualizzazione architettonica si fondono in un unico corpo, ecco, questo credo. Sì, sono d'accordissimo. MTCS non si occupa solo di formazione, ma produce anche delle immagini sì. veramente molto belle. Io sono grazie. È quello che mi ha perché ho visto il nome, ho visto Firenze, ho detto, ma come? Siamo sì. in Italia. E... No. Senti, sono, ti dicevo, un paio d'anni sì. che stiamo spingendo verso questa direzione e quest'anno si è inserito in MTC anche Matteo Capirola, che è un futuro architetto, anche lui, e quindi diciamo che stiamo portando avanti, come ti dicevo, entrambe le cose, mm-hmm. e quindi diciamo che il 2018 per noi ha vari goal, ok? E quindi stiamo portando avanti delle cose che abbiamo già rodato nelle passate, stiamo diciamo preparando il terreno per altre e spingendo anche la parte di produzione di immagini, mm-hmm. perché comunque sono attività che si nutrono una con l'altra, la formazione continua a spingerci nell'ambito della ricerca, quindi mm-hmm. continuare a studiare, abbiamo comunque anche la fortuna di poterci ogni tanto dedicare a dei lavori personali, quindi a provare cose nuove. Quindi adesso ad esempio io ho iniziato una mentorship con Gennaro Esposito, che è un 3D artist, ma si occupa mm-hmm. Di characters e di tutt'altra cosa. Okay. Però mi piace andare a sondare, a capire, cercare di capire bene le cose e cercare di veramente uscire, diciamo, dal seminato, che è quello mm-hmm. diciamo dell'architettura, spesso andare a prendere qualcosa da una parte e cercare di inserirlo nella pipeline, soprattutto per quanto riguarda poi i mood e la parte dello storytelling, che sono quelle su cui cerchiamo di lavorare un po' di più. Io ho avuto la fortuna, veramente la fortuna, di conoscere partecipando a workshop io stessa, mm-hmm. invitandoli, avendo partecipato alle conferenze, diciamo che ho intorno fortunatamente artisti e professionisti di grandissimo valore. Tomás Dubois lo conosci, mm-hmm. Karim Moussa, Paul McMahon, Fabio Palvelli stesso, quindi cioè, quello che ho potuto vedere è vedere come lavorano gli altri, perché questo mm-hmm. credo sia molto importante. Sì. Cioè, lì per me è stare a bottega, mm-hmm. cioè stare a guardare come lavorano gli altri, capire, cercare di tradurlo e di farlo proprio, è una cosa importante. Noi ecco cerchiamo diciamo di inserire anche nella libri, io me ne ero messi qua un po', una cosa a cui tengo tantissimo, mm-hmm. adesso anche nel sito abbiamo fatto un restyling, abbiamo inserito una parte di risorse free che mm-hmm. costantemente diciamo aggiorneremo, e la parte per me dei libri, delle letture è fondamentale, quindi adesso inizieremo diciamo a suggerire mm-hmm. per quanto nel senso ci riguarda letture che possono essere interessanti nel nostro ambito, credo sia importante, ecco, comunque sì. ecco nell'ambito della condivisione, no? Sì della condivisione della non fermarsi mai sì. per quanto riguarda il learning, ecco questo, no, anche perché comunque diciamocelo, è un ambito veramente bello, no? Interessante, sì. creativo, sì. quindi fortunatamente io ti posso dire che professionalmente sono riuscita a trasformare quello che era passione in lavoro, e penso che sia un regalo che sì. ci si riesca a fare in un certo senso, se magari fortunati però che si riesca a fare, quindi spero di riuscire a mantenerlo per i prossimi anni anche. Sì, cioè diventa quando si riesce a seguire la passione, penso sia. Poi il problema è che quando si segue una passione che poi dopo si lavora troppo, no? Perché ti piace quello che fai. Sì. No, ma infatti quello sì, diciamo che a livello personale ho una vita che mi consente di farlo, perché
Il mio compagno spesso lavora la notte, cioè non abbiamo sabati e domeniche, diciamo che abbiamo dei turni tutto così in movimento. Esatto, quindi diciamo io riesco a infilare questi momenti, diciamo entrare in una sorta di bolla e provare, è una cosa che mi piace fare, proprio è sempre stato, ma questo anche grazie all'università, al laboratorio di cui faccio parte, ok, di non aver paura, diciamo, ad indagare e a provare cose nuove, quindi che siano tools, che siano metodi, provare, poi vedi cosa salta fuori, può non saltare fuori nulla, ma può saltare fuori anche qualcosa di interessante, un po' di follia, ecco, ci vuole. Quella ci vuole. Sì, sempre. Va bene, beh, intanto io inizio ringraziandoti, però ti chiedo se hai qualche altro consiglio per chi si avvicina a questa, oltre a tutti quelli utilissimi che ci hai dato. Se... Senti, io di essere curiosi, di non smettere mai di essere curiosi. Io dico sempre, spero di arrivare, se ci arrivo a 90 anni, con la voglia di imparare sempre qualcosa di nuovo. Ok, questo penso che sia la cosa, l'augurio per chiunque, nel senso, e l'invito per chiunque si, diciamo, appresti a questo, di essere curioso, sicuramente. Grazie mille. Grazie a te. E intanto io saluto chi ha avuto voglia di ascoltarci. Anch'io. E a te ti saluto tra poco. Va bene. Ciao. Grazie a tutti, ciao. Ciao, ciao.